Cari amici e cari amiche di Angoli, una buonissima serata a tutti voi, grazie per essere in mia compagnia e iniziamo questo appuntamento anticipando un pochino il carnevale, un carnevale che dalle nostre parti vede sicuramente Schignano al centro dell'attenzione, c'è un libro che lo racconta e nel dettaglio ci dirà tutto la prima ospite che è qui con me. Io saluto e ringrazio Giada Negri. Ciao, ciao Giada, Lara. Ben arrivata. Grazie, grazie dell'invito. E davvero questa è una bella occasione per anticipare di qualche tempo il carnevale che comunque a breve arriverà da calendario, perché come sempre la tua capacità illustrativa, artistica, interpretativa entra anche in questa fase dell'anno, perché c'è un bel libro, è vero? Sì, è un libro che si è inventato l'associazione La Maschera di Schignano, che sono poi in realtà gli artefici del carnevale, e hanno deciso di realizzare questo libro proprio per far conoscere il carnevale di Schignano anche al di fuori di Schignano, dei paesi limitrofi. Per cui mi hanno coinvolta per i disegni. È naturale, ovviamente. Certo. Con anche l'aiuto però di tre autori di testi. E l'autrice della storia è Francesca Scotti, che è una scrittrice che ora è in Giappone. Infatti le ho chiesto se poteva essere qui oggi, ma sta dormendo perché mi ha detto che no. Il fuso orario non coincide esatto. Perfettamente, esatto. E poi abbiamo Vito Trombetta, che qui è molto noto, che ci ha dedicato una poesia e abbiamo inserito alla fine del libro, e Davide Van de Sfroos, che ci ha regalato un'altra poesia. Quindi testimonianza del territorio attraverso l'arte, attraverso la cultura, ma soprattutto in un racconto che, come dici bene, vuole testimoniare quello che da noi accade e portarlo un po' in giro, anche un po' oltre confine, ed è una cosa molto bella. Ma veniamo alle tue illustrazioni. Come ti sei questa volta organizzata per interpretare un carnevale, nella fattispecie quello di Schignano? Dunque, questa volta ho deciso di tenere uno stile più realistico rispetto al solito, perché queste maschere hanno una connotazione molto forte, non me la sono sentita di dare un'interpretazione troppo cartunistica, no? E quindi abbiamo deciso, anche in comune accordo con i ragazzi dell'associazione, di partire da delle foto reali, storiche, che loro hanno recuperato anche grazie ad un archivio che vediamo anche in questo momento estratte, eccole lì. Ecco, quindi sono foto dello stesso carnevale ma di tanti anni fa, da cui poi io mi sono ispirata per tradurle in illustrazioni, quindi poi insomma ci ho ridipinto, ho fatto tutta una serie di lavori di disegno, però la partenza diciamo è quella vera, no? Del carnevale reale con le maschere vere. Come sempre Giada, quando si parla di te e delle tue immagini, davvero il viaggio è onirico, perché si va oltre, perché si va nella fantasia e queste immagini ci portano anche indietro nel tempo, questo a me piace tantissimo. E invece andiamo un attimo avanti, perché poi abbiamo ancora giusto un minutino per parlarne, perché questo libro avrà una presentazione tra non molto e poi sarà a ridosso del carnevale. Esatto. Quindi quando ci sarà questa occasione per rivedere e riparlare di queste belle immagini? Allora, sabato 11 di febbraio saremo ospiti del cinema di San Fedele e la sera dedicheremo una serata con i vari ospiti d'onore per presentare il libro, anche in collaborazione con la scuola elementare di San Fedele. Quindi una buona occasione per condividere. Io mi auguro che sotto data, in procinto soprattutto del carnevale, avremo modo di riavere te e magari anche l'associazione La Maschera, ne vediamo una qui proprio in primo piano ora, per parlare nel dettaglio poi di questo bellissimo carnevale. Io saluto e ringrazio Giada Negri e le tue meravigliose immagini. Grazie davvero. Grazie prestissimo. Grazie a te, Dolores. Grazie. Ciao. E parliamo ancora di immagini meravigliose, questa volta quelle di Como, tra poco. E sono ancora le immagini bellissime, questa volta di Como, le protagoniste di questa continuazione insieme ad Angoli, e ci sono i miei ospiti per raccontarci tutto nel dettaglio. Io ritrovo Marco Guggiari, ben arrivato di nuovo ad Angoli. Dolores, ciao, ciao Marco, grazie. E Carlo Pozzoni, un altro benvenuto, ben ritornato, era ora davvero. Quindi parto subito da te, perché qui c'era una volta a Como, ci sono delle immagini che ci portano indietro nel tempo. Sì. E quindi la fotografia, che è naturalmente parte integrante di te, qui la fa da padrone.
Accompagna i testi di Marco. Marco tempo fa mi ha proposto questo progetto, l'ho trovato molto interessante e spulciando nel mio numeroso archivio, mio grande archivio fotografico, ho trovato delle immagini che erano pertinenti agli argomenti conosciuti e trattati da Marco. E allora Marco, quali argomenti hai voluto raccogliere qui? Perché poi rimane davvero una testimonianza, è una cosa preziosa da tenere a casa. Sono ricordi, Dolores, ricordi brevi ma intensi della mia infanzia, di altre fasi della vita, di luoghi che a Como non ci sono più ma che sono stati magici per me e per Carlo, che ha fatto il modesto ma ha saputo illustrarli come meglio non si potrebbe, perché io non avevo un'immagine, avevo dei ricordi che ho messo per iscritto. Ecco, e mettere questi due aspetti della questione insieme è stato emozionante, perché poi i ricordi a volte fanno anche arrivare qualche lacrima magari. È stato emozionante perché abbiamo fatto delle scoperte assieme. E poi i luoghi sono quelli che tanti comaschi ricordano: Mantovani Giocattoli, Baragiole Zeppi per i dischi e tanti altri luoghi, ma anche situazioni, la filovia che non c'è più dagli anni 70, o quando si andava alla Stipel in Piazza Roma, dove c'erano le signorine col grembiule nero per fare le interurbane. Ecco, e sono tante situazioni diverse. Carlo, il ricordo attraverso l'immagine è un ricordo forte che riporta indietro? Sì, la cosa sorprendente facendo questo libro, facendo la ricerca iconografica, è stato trovare delle cose che non mi ricordavo di avere. Per esempio, amo molto citare questa lettera del 1952 dell'attore Gregory Peck, che scrive al gestore, al proprietario del Cinema Storia, ringraziandolo per aver scelto il suo film in programmazione. E allora, a proposito di personaggi noti, se i grandi VIP che ora vengono sul lago per visitare le nostre bellezze avessero conosciuto quella Como, se ne sarebbero innamorati ancora di più? Assolutamente sì, perché era una Como molto bella, molto, molto vissuta, molto partecipata. Più romantica, più nostalgica, più vitale, come la potresti definire? Forse pensi che sia più romantica perché è legata alla tua gioventù, ai tuoi ricordi, eccetera, per cui in qualche modo diventa più romantica, però non lo so. È una bella Como, ecco. Certamente. Marco, chi vorresti, insomma, si portasse a casa? Ricordiamo che è in libreria ed è disponibile innanzitutto. Sì, nelle librerie di Como. Vorrei, se lo desiderano, che tanti comaschi l'avessero, perché i miei ricordi sono anche in buona parte i loro ricordi. Ci sono tutti i cinema che nel frattempo, ahi noi, hanno chiuso a Como, le pasticcerie che non ci sono più, tante altre situazioni e l'evoluzione di alcune cose. Per esempio, parlando dei dischi, quando si andava in cabina da Baragiole Zeppi ad ascoltare un vinile prima di acquistarlo, e pensiamo poi oggi che la musica la ascoltiamo in maniera immateriale su dei file in fondo. Hai avuto dei ricordi particolari che comunque hanno abbracciato la tua vita in questi ultimi 30 secondi? Non voglio farmi gli affari tuoi, ma magari, non lo so, un ricordo dei tempi della scuola, i primi amori, che ne so, qualche ma cosa che davvero ti ha colpito. Soprattutto Mantovani, perché era una grande eccitazione riuscire ad andare in questo emporio che era la città Bengodi, dove in fondo ragazzi sembrava che andasse Pinocchio con Lucignolo quando si è avviato, e si poteva scegliere quando avevamo qualche migliaio di lire per comprare un gioco e condividerlo con gli amici. Davvero molto molto bello, grazie a Marco Guggiari e grazie a Carlo Pozzoni, ma grazie soprattutto grazie a C'era una volta a Como, queste bellissime immagini alle quali non vogliamo rinunciare. Grazie. Grazie, grazie a voi. E tra poco ci sono delle anticipazioni, suggerimenti per il weekend. Ed ecco un cartellone degli eventi proposti per il fine settimana a Erba, sabato 28 gennaio, nella sede di Noi Genitori in via 24 Maggio. Alle 14.30 in programma l'incontro La Casa di Paolo.
ospiti Roberta Gatani, nipote di Paolo Borsellino, e la scrittrice Sara Loffredi, autrice del libro La casa di Paolo, come Borsellino mi ha salvato la vita. A Sormano, domenica 29, è prevista, meteo permettendo, un'apertura pubblica dell'osservatorio. Appuntamento dalle 14.30 con telescopio puntato sul sole. Il programma serale prevede l'osservazione della Luna e della cometa di Neanderthal. A Chiasso, domenica alle 10.30, il Max Museo invita nonni e nipoti a visitare la mostra Materia, Gesto, Impronta, Segno. Previsti una visita guidata, laboratori per i più piccoli, al termine un aperitivo analcolico, ingresso 5 franchi per gli adulti, gratuito per i bambini. All'Ecco, al Teatro Cenacolo Francescano, sabato 28 gennaio, va in scena l'opera Turandot di Giacomo Puccini, biglietti in vendita a 16 e a 24 euro. A Bergamo, ultimi giorni per l'evento Robbie Film Festival, sabato 28 gennaio alle 20.30, al Cinema Gavazzeni di Seriate sono in programma la cerimonia del premio fotografico Walter Bonatti e il concerto C'è Morricone nell'aria. Domenica 29 alle 17 nella Sala Galmozzi, sempre a Bergamo, il giornalista Beppe Conti parlerà di ciclismo sulle strade di montagna. E per chiudere, a Cremona, per una gita fuori porta si può visitare il Museo del Violino, che proprio in questo fine settimana propone una serie di iniziative legate all'esposizione del violino Tirrell 1717 di Antonio Stradivari. Informazioni orari sul sito museodelviolino.org. È tutto, c'è la pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo.